Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo quali sono i componenti di un sistema radiocomandato in generale, poi vediamo in dettaglio ogni componente a cosa serve, come viene collegato con gli altri componenti e poi andiamo a vedere i criteri da valutare per scegliere la combinazione giusta tra tutti i componenti. Il primo componente che abbiamo è la nostra sorgente di energia, che è la batteria. Chi non ha visto il video tutto sulle batterie al polimere di litio, vi lascio un link sotto questo video come al solito per andare a vedere i dettagli sulla batteria ai polimeri di litio. Il secondo componente è il nostro alternatore o regolatore del motore, si chiama anche ESC dall'inglese Electronic Speed Controller. Questo Electronic Speed Controller prende la corrente continua dalla nostra batteria e la trasforma in un'altissima frequenza di impulsi che andranno a distribuirsi sulle tre fasi del motore. Il terzo componente è ovviamente il nostro motore, è un motore brushless. In un prossimo video vedremo qual è la differenza, che cos'è il motore brushless, qual è la differenza tra questo e un motore brushed e vediamo perché si chiama brushless anche. Il quarto componente è ovviamente è il nostro servo e il quinto componente è la nostra ricevente. Adesso colleghiamo tutto insieme e vediamo come funzionano. La prima cosa che colleghiamo sono questi tre cavetti del motore all'ESC. Poi colleghiamo questo cavo, che poi adesso vedremo che cos'è, alla nostra ricevente, al canale throttle key. Non sa cosa sono i canali, può andare a vedere il video su che cosa sono i canali in un sistema radiocomandato che avevo fatto precedentemente. Comunque adesso questo lo colleghiamo al canale throttle, che è il nostro gas, e colleghiamo invece agli alettoni il nostro servo, rispettando la polarità. Accendiamo la nostra radio e colleghiamo la nostra batteria all'ESC. Adesso la batteria ha dato corrente all'ESC, l'ESC ha dato corrente alla nostra ricevente e la ricevente ha dato ordine di armare il motore. Vediamo, diamo un po' di gas e vediamo che funziona. Se muoviamo gli alettoni, vediamo che il nostro servo funziona. Ecco. Adesso scolleghiamo il tutto e vediamo in dettaglio ogni componente e qual è il suo compito. Iniziamo col motore. Tutti sappiamo a cosa serve il motore in una macchina radiocomandata o in un elicottero o in un quadricottero o qualsiasi altra cosa. E ecco, come si sceglie il motore in base al nostro modello, questo lo rimando a un altro video che farò successivamente. Chi è interessato potrebbe iscriversi al canale. Così sarà aggiornato appena esce quel video lì. Invece, in questo momento dovremmo supporre che abbiamo seguito le raccomandazioni del produttore del nostro modello e abbiamo acquistato un motore adatto al nostro modello. Nelle specifiche del motore ci sono due o tre numeri che sono molto importanti per noi, che sono uno, il voltaggio massimo che può supportare questo motore, e questo viene scritto come numero, quindi quanti volt, o anche vi scrivono a volte due o tre celle o quante celle. Ovviamente se sapete il numero di celle basta moltiplicarlo per 3,7 e avete il voltaggio massimo. Il secondo numero invece che potete trovare scritto è l'amperaggio massimo, la corrente massima che può supportare questo motore. A volte non trovate scritto questo, ma trovate scritto i watt. Se sono scritti i watt, basta fare un piccolo calcolo
Se volete, potete anche andare a vedere questo video qui che ho fatto su come si calcolano gli ampere in base ai watt e viceversa. Il terzo numero che potete trovare scritto, anzi è per forza scritto, quanti kW è il motore. I kW del motore sono le rivoluzioni al minuto per ogni volt che diamo a questo motore. Quindi se troviamo scritti 100 kW vuol dire che se noi diamo un volt a questo motore, lui farà 100 giri. Ecco, non so se potete vedere qua su questo motore c'è scritto 3550 kW. E che cosa, che indicazione ci danno questi kW? Più i kW sono alti, più il motore sarà veloce, ma avrà meno torsione, quindi girerà da pazzi, ma appena metti il dito così si ferma. E invece se i kW sono bassi farà meno giri, però avrà una torsione molto forte, quindi sarà difficile che riuscite a fermarlo con un dito. Questo è solamente un esempio, però meglio non mettere il dito sul motore. E qui finisce la prima parte di questo video. Se vi piace, lo trovate utile, vi prego di non dimenticare di cliccare sul tasto mi piace e condividerlo con i vostri amici. Grazie per aver seguito e ci vediamo nella seconda parte.